Salve a tutti e ben ritrovati al nostro quotidiano Let's Play Mass Effect. Qui Kister che vi parla, facendo un riassunto breve degli episodi precedenti. Dopo essere stati nominati spettri e aver ricevuto il compito di andare da Saren, abbiamo ricevuto possibili informazioni su tre possibili luoghi dove indagare. Noveria, un luogo gelato dove diverse corporazioni fanno diversi studi. Feros, un luogo che è una colonia umana piccolina. In entrambi questi posti sono state avvistate dighette. E poi, essendo stata riconosciuta la voce di Venezia, è stato anche suggerito di andare a trovare la figlia. Ed è quello che abbiamo in realtà fatto noi. Siamo andati a salvare Liara che stava venendo inseguita dai Geth e da un Krogan che abbiamo sconfitto. Nel farlo però abbiamo dovuto distruggere delle rovine Protean e il consiglio ce ne ha dette tante. Questo let's play, come avevo anticipato, sarà dedicato al parlare con i vari membri dell'equipaggio dopo la missione per scoprire qualcosa in più di loro e quindi non sarà un video molto d'azione. Iniziamo quindi da Joker. Io preferisco l'oro piuttosto che l'argento. Sai, per la mia medaglia. Visto che ti ho salvato le chiappe, scommetto che mi proporrai un'onorificenza. Sempre Se ti questo proponiamo per come? una medaglia, dovrai salire su un palco e ascoltare i discorsi dei politici per un paio d'ore. Hai ragione, e di sicuro dovrò anche radermi. Al diavolo la medaglia. Allora, comandante, di cosa vuoi parlarmi? Allora. Cosa ne pensi della Normandy? È proprio come l'avevano descritta. È la migliore nave della flotta. Se il timoniere sa come governa. Il Ok, direi bilanciamento. che con La Normandy è troppo Joker sofisticata. Ci vediamo. giusto la prima parlata è quella che realmente conta, è quella che cambia dopo ogni missione. Tipo appunto ora con la sua voglia di avere una medaglia. Dirigiamoci quindi nel secondo piano della Normandy. Secondo piano sottoterra, no, primo piano sottoterra, ovvero dove risiedono Kaidan e Liara. Hai bisogno di qualcosa, comandante? Qual è la tua opinione sull'ultima missione? Dottoressa Zoni. Sembra una ragazza dolce, piuttosto attraente. Voglio dire, se ti piacciono le ragazze sofisticate. Hai in mente qualcosa, tenente? No, comandante. Era una semplice constatazione. Volevo solo sapere che aria tira nell'equipaggio. La tua opinione? Questo è un colloquio ufficiale, comandante. Oppure posso parlare liberamente? Alenko, quando si tratta di noi due, puoi parlare sempre liberamente. Molto gentile da parte tua. Ok. Allora penso che ci sia qualcosa che non va. Saren sta cercando informazioni su una specie di estinzione galattica. Allora perché il Consiglio non si decide ad aiutarci? Perdona lo sfogo, comandante. Il pericolo è quanto mai evidente, ma c'è qualcuno che lo sta ignorando. Il Consiglio non vuole credere che qualcosa stia andando storto. Un comportamento tipico degli umani, ma. Ho capito. Pare che in qualche modo dovremmo far cambiare idea al Consiglio. Scusa se sono stato troppo informale. Il protocollo non era un problema a Jump Zero. Raccontami tutto. Noi non usavamo mai il termine addestramento biotico. Per noi allievi era semplicemente il lavaggio del cervello. Anzi, non eravamo allievi, ma soggetti incoraggiati a partecipare a un progetto di ricerca volto a studiare più a fondo le abilità biotiche. L'esposizione accidentale all'elemento zero in età prenatale può avere effetti ben peggiori. Al confronto, i tumori al cervello che sviluppavano certi bambini non sono niente. Credi che la tua esposizione all'ESO non sia stata un incidente? Mia madre era rimasta coinvolta nello schianto di un trasporto ben prima che esistessero i biotici umani e appena dopo la scoperta delle rovine marziane. Divenne incerto attorno al 63, quando la Conatix stava studiando la prima generazione di soggetti biotici. Ne
Prima di allora studiavano solo i casi accidentali. Un giorno dei tizi in giacca e cravatta si presentano a casa tua, dopo scuola, e ti ritrovi a Jump Zero. Jump Zero è la stazione Gagarin, vero? Com'è? Sì, quello è il nome ufficiale. Per decenni è stata la struttura più grande e lontana che abbiamo avuto. Proprio al limite del sistema solare. È lì che sono stati condotti i primi esperimenti sul viaggio a velocità iperluce, prima che imparassimo a usare i campi di forza. Quando ero lì, era una semplice piattaforma di ricerca. C'erano molti altri bambini come te, vero? Almeno non eri da solo. È vero. Avevamo formato un piccolo gruppo che si riuniva ogni sera, prima che si spegnessero le luci. Ma non avevamo molto da fare. Allora Jump Zero era solo una stazione di ricerca e la Conatix non l'aveva neanche connessa a Extranet per evitare fughe di notizie. Allora avevate molto tempo per parlare e conoscervi meglio. Già, ci riunivamo ogni sera dopo cena. Giocavamo a carte o in rete. C'era una ragazza di nome Rana che aveva un suo circolo di ammiratori personale. Veniva dalla Turchia, da una famiglia molto agiata. Era una ragazza intelligente, incredibilmente affascinante, bellissima, ma non vanitosa. A te sarebbe piaciuta molto. Sembra che ci tenessi molto a lei. Certo, forse anche lei provava lo stesso, ma le cose non funzionarono. Sai, l'addestramento. Conosci dei casi di esposizione intenzionale all'ESO? Nessuno ne conosce, ma ciò non significa che non siano mai successi. Più gravi erano gli incidenti e meno esposizioni accidentali venivano trovate. Allora era molto diverso. Nessuno conosceva il potenziale del talento biotico, quindi non c'era alcuna regolamentazione. Per la Conatix era oro colato. Non sto dicendo che siano stati loro a provocare quegli incidenti nei nostri avamposti, ma a pensarci bene, erano sempre i primi ad arrivare sul posto. Jump Zero è molto lontana dalla Terra. Com'era in quel periodo? Diciamo che il grande cancello dell'umanità non è come negli holofilm. Ma questi sono problemi miei, comandante. Non c'entrano nulla. Alenco, nel regolamento non c'è scritto che è vietato essere amici del comandante. Lo apprezzo molto, comandante. È solo che non voglio sembrare un frignone. Comunque, su quell'esperienza ci ho già messo una pietra sopra. Hai bisogno di qualcosa, comandante? Qual è la tua opinione sull'ultima missione? Dottoressa Azzoni, sembra una ragazza dolce. No, davvero, avevo già chiesto. Voglio dire, se ti piacciono le ragazze sofisticate. Hai in mente qualcosa, tenente? No, comandante. Era una semplice constatazione. Direi che sinceramente parleremo in un altro iniziamo momento, a scoprire tenente. Il comandante. Passato di Kaidan. Piano piano scopriremo il passato di diversi personaggi. Qui riempiamo il Medigel. Con la dottoressa non abbiamo mai molto da dire. Però qui c'è Liara. Comandante, sei qui per sincerarti delle mie condizioni? No. Ora hai un aspetto migliore. Come ti senti? La dottoressa Chakwas dice che starò bene. Sono colpita dal suo livello di conoscenza della fisiologia di noi Asari. Sei in buone mani. La dottoressa Chakwas sa quello che fa. Non ti ho mai detto grazie nel modo giusto per avermi salvata dai Ghet, comandante. Senza di te... Sono felice che siamo arrivati in tempo. Anch'io. So che hai corso un rischio portandomi a bordo di questa nave. Ho visto come mi guardano i membri dell'equipaggio. Non si fidano di me. Io però non sono come Venezia. Farò tutto il possibile per aiutarti a fermare Saren. Lo giuro. Non temere, Liara. Io mi fido di te. So che non mi deluderai. Questo significa molto per me, comandante. Grazie. Fiducia incondizionata. Sai perché Venezia si è unita a Saren? Non capisco.
Diceva sempre che le Asari devono riuscire a essere coinvolte maggiormente nel flusso degli eventi galattici. Forse pensava che, alleandosi con Saren, avrebbe ottenuto un effetto benefico sul lungo periodo. O almeno lo spero. Questa cosa ti fa soffrire, vero? Tutto questo non ha alcun senso per me. Non ho parlato a Venezia per anni, ma la conosco. Questo non è da lei. Qualcosa è cambiato. Vorrei saperne di più sulle Asari. Siamo stati la prima specie a scoprire la cittadella e abbiamo contribuito fortemente alla formazione del Consiglio. Cerchiamo sempre di rappresentare la voce della cooperazione pacifica nelle dispute nella galassia. La mia gente crede che facciamo tutti parte di una singola comunità galattica. Ogni specie contribuisce a qualcosa di molto più grande. Anche se cerchiamo di comprendere le altre specie, però, in pochi si prendono la briga di comprendere noi. La galassia pullula di voci e false informazioni sulla mia gente. Di che genere? Buona parte delle falsità che circolano riguardano il nostro rituale di accoppiamento. La mia specie è monosesso. Maschio e femmina sono due termini privi di significato per noi. Certo, abbiamo bisogno di un partner per riprodurci, ma può provenire da qualsiasi specie ed essere di qualunque sesso. Non capisco. La tua specie può accoppiarsi con chiunque. Accoppiarsi non è il termine esatto, non per come lo intendi tu. Il contatto fisico può essere presente o può non esserlo. Non è l'elemento saliente dell'unione. La vera connessione è mentale. La nostra fisiologia ci consente di unirci ad altri esseri viventi, di toccare le profondità delle loro menti. Noi esploriamo la memoria genetica delle altre specie. Condividiamo gli elementi di base delle loro identità individuali e razziali. In seguito trasmettiamo questi elementi alle nostre figlie. Così possiamo crescere come specie. Così arriviamo a sviluppare una comprensione superiore delle altre specie. Cosa succede al vostro partner dopo l'unione? Ogni relazione è differente. Alcune unioni si esauriscono in un incontro, dopo il quale i due genitori si separano. Altre sono invece unioni a lungo termine. A volte l'Asari e il suo partner rimangono insieme per decenni. Sai chi aveva scelto come partner la matriarca Venezia? Parlava raramente del suo partner. Ma io so che mio padre, se vuoi proprio usare questo termine, era Asari. Pensavo che vi servisse un genitore appartenente a un'altra specie. Pensaci bene, Shepard. Se non potessimo riprodurci fra noi, ci saremmo estinte molto prima di aver appreso come lasciare il nostro pianeta natale a bordo di navi. L'unione interna alla nostra specie non è più consueta. Non ai fini riproduttivi, almeno. Molte Asari credono che indebolisca la specie. Le figlie Asari ereditano i tratti caratteristici della specie del padre. Se entrambi i genitori sono Asari, non c'è alcun miglioramento. O almeno così lascia intendere la convinzione diffusa. Io sono quella che a volte viene definita come puro sangue, anche se nessun Asari oserebbe mai dirmelo apertamente. Si tratta di un grave insulto fra la mia gente. È possibile che la partner di Venezia fosse imbarazzata dalla loro unione. Forse non mi ha mai voluto riconoscere pubblicamente come sua progenie. Forse avrebbe voluto incontrarti, ma non ha potuto. Forse le è successo qualcosa. Forse non è più in vita. Potresti aver ragione. E spero che tu ce l'abbia. Ma non ho modo per esserne sicura. Venezia non parlava mai della sua partner. Qualsiasi cosa sia accaduta le ha causato un grande dolore. Mi ha cresciuta da sola, cosa peraltro non insolita. Molte Asari crescono le figlie da sole, in particolare se la specie del padre ha un ciclo vitale molto breve. Spesso il genitore muore ben prima che la figlia raggiunga l'età adulta. Voi Asari potete vivere per 1000 anni. Che succede quando il vostro partner muore? Poche specie senzienti vivono tanto quanto la mia. Abbiamo imparato a guardare le nostre unioni sotto il giusto approccio psicologico. Non ci concentriamo sull'inevitabilità della separazione dal partner, ma sul godere appieno del tempo che ci è concesso. E anche dopo la sua morte, una sua parte rimane viva in noi. L'unione è una connessione capace di trascendere spazio e tempo.
Direi che non c'è altro. Ora devo andare. Arrivederci, comandante. E così abbiamo conosciuto anche qualche cosa della cultura Asari. Piano piano si impareranno a conoscere tante cose. Per chi volesse, c'è la Mass Effect Wiki che ha molte informazioni aggiuntive, molto interessante da consultare, tra l'altro. Basta che fate una rapida ricerca, troverete. Ora andremo a parlare con il nostro adorato Turian. Comandante, come stai? Perché avevi deciso di arruolarti nell'SSC? Ottima domanda. Per diverse ragioni, suppongo. Per esempio? Come la maggior parte degli agenti, volevo combattere l'ingiustizia e aiutare il prossimo. Anche mio padre ha avuto una certa influenza. Era un agente SSC, uno dei migliori. Sono cresciuto ascoltando le sue imprese eroiche e vedendolo sugli olo-giornali dopo un grande arresto. Non ha preso bene le mie dimissioni. Per lui sarà dura da accettare, ma l'hai fatto per dare la caccia a Saren. Non è fiero di te? Mio padre è un agente SSC fino al midollo. Il suo motto è: fai le cose per bene o non farle affatto. Crede che sia stato troppo precipitoso, troppo impaziente. Teme che diventi proprio come Saren. Da ragazzo mi aveva sconsigliato più volte di diventare uno spettro, per le stesse ragioni. Eri stato selezionato per diventare uno spettro? Beh, ero stato individuato come possibile candidato insieme ad un altro migliaio di reclute Turian. Avrei potuto seguire un addestramento speciale, ma mio padre si oppose. Lui disprezza gli spettri. Odia l'idea di qualcuno che disponga di un potere senza limiti, senza il dovere di rendere conto. Tu non gli piaceresti, comandante, senza offesa. Immagino di poter comprendere la sua preoccupazione. Comunque rendere conto al consiglio. Dici davvero? Ma Saren non giocherà secondo le nostre regole. Secondo le regole dell'SSC. Per incastrare Saren serve qualcuno che non sia vincolato alla politica e ai regolamenti. Il fatto di poter violare le leggi non significa che bisogna farlo per forza. Non devo abbassarmi al livello di Saren per fermarlo. E neanche tu, Carrus. Capisco cosa vuoi dire, ma... ci penserò. Grazie, comandante. Fai bene a pensarci. Perché è una testa calda, Garrus. Però è un membro importante del nostro equipaggio. Comandante, hai un minuto? La mia porta è sempre aperta. Se qualcosa ti preoccupa, non hai che da dirmelo. Molto bene. So che a bordo della Normandy le cose sono diverse, ma... sono preoccupata per gli alieni, Vakarian e Vrex. Con il dovuto rispetto, comandante, è prudente dare loro accesso a tutti i settori della nave. Possono non far parte dell'alleanza, Gabo, ma sono dalla Vakarian nostra parte. Sarebbe Garrus. Almeno finché esiste Saren. Questa è la però nave più avanzata della Marina dell'Alleanza. E di non credo che dovremmo consentire loro di accedere ai sistemi vitali. Soprattutto tali motori, che sensori, nei armi. Motori. Garrus invece in genere si occupa dei motori. E delle armi, volevo dire. Non ti fidi degli alleati dell'Alleanza? Non sono certa di voler chiamare alleati le specie del Consiglio. Noi, la specie umana, intendo. Dobbiamo imparare a badare a noi stessi. Badare a noi stessi non significa fare tutto da soli. Non credo che dobbiamo rinunciare agli alleati. Solo non dovremmo pensare che lo resteranno per sempre. Per quanto nobili sembrino ora i membri del Consiglio, se si trovassero con le spalle al muro non esiterebbero ad abbandonarci. Quelli sono nobili. Hai una visione decisamente pessimistica dell'universo, Williams. Pessimisti è come gli ottimisti chiamano i realisti. Ascolta, se stai lottando contro un orso e puoi salvarti solo aizzandogli contro il tuo cane, lo farai. Per quanto tu possa volergli bene, non è un umano. Non si tratta di razzismo, davvero. I membri delle altre specie saranno sempre più importanti per loro rispetto agli umani. Come giusto che sia. Vedo che sei davvero convinta, Williams. Perché la pensi così? La mia famiglia ha difeso l'alleanza fin dalla sua creazione. Mio padre, mio nonno, la mia bisnonna, tutti hanno imbracciato il fucile e hanno prestato giuramento. Immagino che abbiamo finito per identificare gli interessi della Terra con i nostri. Mi pare che tu non abbia mai operato con degli alieni prima. No, signore.
Più che altro ho prestato servizio al suolo come parte delle forze di presidio. Sono stata su una stazione spaziale per l'addestramento. Tutti i Marine sanno sparare. Tutti i Marine sono a 0G. Molto strano. Il tuo stato di servizio è impeccabile e i tuoi punteggi tecnici sono esemplari. Dovresti essere in servizio attivo con la flotta. Comunque, è per questo che non ho prestato servizio con molti alieni, comandante. Anch'io provengo da una famiglia di militari. Entrambi i miei genitori erano nella Marina. Chissà, magari si conoscono fra loro. Non so, comandante. Probabilmente abbiamo molte cose in comune. Hai deciso di arruolarti per rispettare la tradizione? Bella domanda. Sono tentato al viaggiare nello spazio. Più che altro volevo rendermi utile. Proteggere l'alleanza, salvare delle vite, cose così. Sono felice di sentirtelo dire, signore. Mi sarebbe spiaciuto sapere che eri qui solo per motivi economici. No, per motivi economici no. Va bene, ora comprendo il motivo delle tue preoccupazioni. Ma questa è una missione di gruppo, Williams. Dovrai cooperare con gli alieni, che ti piaccia o no. Non sarà un problema, comandante. Se mi dici salta, io rispondo quanto in alto. Se mi dici di baciare un Turian, io ti chiedo su quale guancia. Non credo che sarà necessario baciare dei Turian. Non si sa mai, comandante. Non si sa mai. Cosa ne pensi tu dell'ultima missione? Non so se credere alla storia della dottoressa Zoni. Sul fatto che lei e sua madre non si parlino. Sono parenti, no? Credo che sia sincera con noi. O almeno non credo che menta su tutta la linea. Sì, non mi sembra una grande bugiarda. Peccato che quelle rovine siano andate distrutte. Esistevano da millenni. È incredibile se ci pensi. Parleremo più tardi, Williams. Non vedo l'ora, signore. Beh, abbiamo un membro antialieni, non ci possiamo far nulla, ce la dobbiamo sopportare. Ce la portiamo anche appresso. E così abbiamo messo in fuga Saren. Presto lo prenderemo. Saren è in gamba, ma io lo sono di più. In gamba? È un pazzo furioso. L'ho capito subito non appena l'ho visto. Perché non me l'hai detto prima? L'avrei fatto se avessi pensato che era importante. Sai, penso di volerlo sapere adesso, in ogni caso. Ormai è passato parecchio tempo. C'erano dei mercenari che parlavano di un incarico vicino al confine dei sistemi Terminus. Dicevano che la paga era buona e che il capo non era mai lì a dare ordini. E pareva che cercassero altri soldati. Così sono andato a dare un'occhiata. Non sapevo che Saren fosse arrivato ad assoldare dei mercenari. Non è stata una cosa ufficiale. E l'ho visto una volta soltanto. Abbiamo assaltato navi nel settore per mesi. Fino a quando non abbiamo beccato un cargo enorme. Il nostro bottino più grande. Io ero a bordo a perquisire i cadaveri in cerca di qualche credito extra. È stato allora che l'ho visto. Che cosa cercava Saren su quella nave? Non so cosa volesse. La stava semplicemente attraversando, osservando ogni cosa. Un paio di mercenari lo hanno chiamato per nome, ma lui non ha mai risposto. Non ha rivolto la parola a nessuno. Mi ha dato una pessima sensazione. Così me ne sono andato subito, senza neppure aspettare di essere pagato. Che cosa trasportava la nave? A cosa stava dando la caccia, Saren? Non lo so. Su quella nave non ho visto altro che cibo e scorte di medicinali. C'erano anche delle armi, ma niente di particolare. Non capisco perché l'hanno assalita se non nascondeva niente di valore. Per questo non te ne avevo mai parlato prima. Di che nave si trattava? Era una nave commerciale Volus. Molto grande, ben sorvegliata. Ma contro di noi non avevano speranze. Non ho mai capito sinceramente di che nave, che cosa poteva contenere quella nave. Se qualcuno lo sapesse, pregato se possibile di dirmelo nei commenti, che sarebbe una cosa sicuramente interessante da sapere. Questa è stata l'unica occasione in cui l'hai vista? Sì, non sapevo neppure chi era.
e non lo saprei neppure ora se non mi fossi unito a te. Però il mio istinto aveva ragione. Tutti i mercenari impegnati in quella missione sono morti nel giro di una settimana. Tutti. Alla prossima, Brex. Shepard. Ok, direi che possiamo allora andare a parlare con chi manca. Tali soltanto manca. Sì. Non abbiamo scoperto molto in realtà sul lui, sul passato di Rex, però no, sono cose interessanti. Ciao, Shepard. Stai bene? Non lo so. La tua nave è straordinaria e il tuo equipaggio è molto amichevole nei miei confronti. Strano. In particolare l'ingegnere capo. Però mi sento fuori posto. La Normandy funziona così bene che sembra che non si muova neppure. E i motori sono così silenziosi. Come dormi la notte? Il silenzio ti sveglia? Sulla flotta l'ultima cosa che desideri sentire è il silenzio. Significa che un motore si è rotto. O che un filtro dell'aria è andato in avaria. Immagino che qui non ci si debba preoccupare per queste cose, ma le vecchie abitudini sono dure a morire. Non si tratta solo del silenzio. Questa nave sembra così vuota. È come se mancasse metà dell'equipaggio. A casa mia non vedevo l'ora di partire per il pellegrinaggio. Volevo allontanarmi da quella folla. Adesso che sono qui fuori, quasi mi manca. A volte non apprezziamo ciò che abbiamo finché non lo perdiamo. Hai ragione. Sto iniziando a chiedermi qual è il vero motivo del pellegrinaggio. Mi ha dato una prospettiva completamente nuova sulla mia gente e la mia cultura. Sai, ci sono sempre alcuni individui che partono per il pellegrinaggio e non fanno più ritorno. Ho sempre immaginato che fosse successo loro qualcosa di brutto, ma forse hanno semplicemente scelto una vita diversa. Tu hai intenzione di tornare alla flotta migrante, vero? Non potrei mai abbandonare la mia gente, Shepard. Tornerò un giorno. Prima però dobbiamo fermare Saren, altrimenti non avrò neppure una casa dove tornare. Ora devo andare. Ci vediamo più tardi. Ok, nemmeno da lei abbiamo avuto queste grandi informazioni, se non... questo piccolo sfogo. Direi che possiamo concludere questo video in questo punto e ci vedremo nel prossimo episodio di Let's Play Mass Effect, quindi mi auguro che questo video vi sia piaciuto e in caso registratevi al canale, iscrivetevi al canale e in modo da ricevere aggiornamenti su queste e molte altre serie di Let's Play o di video in generale. Alla prossima.